Sì, la ringrazio, Presidente. Volevo fare oggi, che è l'ultima seduta del 2013, alcune riflessioni insieme a voi. Credo che sia importante quello che abbiamo fatto in questi ultimi giorni. Questo Consiglio provinciale ha approvato il piano territoriale, sicuramente un fatto significativo per il nostro territorio, sia per chi ha votato a favore, chi contro, chi si è astenuto. Comunque è una rappresentazione istituzionale forte. Andiamo, credo, oggi ad approvare una delibera importante che è quella sull'ATU, un altro momento della nostra attività molto significativa. Sono successi anche fatti nuovi in questo Consiglio provinciale. Ci sono nuovi gruppi politici. Ci sono quindi momenti diversificati di riflessione politica che noi dobbiamo fare. C'è una legge in corso che determinerà, credo, a meno di colpi di scena, lo scioglimento della provincia e la costituzione della città metropolitana, su cui noi più volte ci siamo espressi e quindi non sto qua ovviamente a ripetermi, però noi abbiamo, se va in corso questo decreto legge, questo disegno legge, che ancora 6 mesi in cui questo Consiglio provinciale svolge appieno le sue funzioni. Ecco, io non vorrei che si andasse sostanzialmente a morire in maniera anonima, ovvero che questa nostra attività finisse senza lasciare dei segni tangibili della nostra attività. È un'istituzione importante che va a concludere un suo lungo mandato di più di 150 anni, io penso che qualcosa noi dovremmo fare. È una richiesta la mia, ma è una richiesta che faccio a questo Consiglio, una richiesta che faccio anche ovviamente e soprattutto al Presidente Podestà. Vedo qui almeno qualche assessore, quindi spero che lo possano riferire, ma comunque è una richiesta che faccio a questa Giunta. Ovviamente, io credo che sia importante che a gennaio ci sia una seduta, Presidente Dapei, dedicata unicamente a un dibattito politico tra di noi, sul da farsi. Ovvero io chiedo che il Presidente Podestà e la sua Giunta vengano in quest'Aula a ratificare che ci sono stati dei cambiamenti importanti, che ci sono stati dei fatti importanti. Vengano qua e il Presidente ci venga a dire cosa vuole fare in questi ultimi mesi. Una, due, tre cose importanti, tre fatti significativi. Però, e su questo in Consiglio si apra un dibattito serio, appassionato, in cui tutte le forze politiche sono chiamate a esprimere quella che sarà la loro idea sul futuro di questa amministrazione, sul futuro di questi 6 mesi. Cioè, non perdiamo tempo, secondo me, questo è importante, a piangerci addosso, abbiamo un compito ancora da assolvere, assolviamolo bene, non facciamo finta che questa cosa vada a decrescere senza dire nulla. Io credo che abbiamo gli strumenti, i mezzi, tutte le capacità per poter esprimere quelle che sono le nostre posizioni politiche. Ci scontreremo, discuteremo, avremo posizioni diverse. Credo che però sia importante. L'avvio, secondo me, deve venire dal Presidente della Provincia. Credo che sia suo compito, è quello che guida questa amministrazione e su quello
credo che tutto il Consiglio provinciale sia chiamato ad esprimersi. Io lo chiamerei una giornata delle idee, una giornata per il nostro futuro, un Consiglio provinciale dedicato solo a questo, in cui invitiamo anche magari persone esterne, invitiamo ovviamente altri rappresentanti di quelle che sono le istituzioni milanesi. C'è un confronto franco, non chiuso in queste mura, c'è un confronto che possa uscire da queste mura. Io credo che il Presidente Podestà abbia il dovere di farlo e noi come consiglieri provinciali abbiamo il dovere su questo di aprire un confronto franco, anche duro, ma trasparente. Una idea, due, tre idee, 6 mesi, benissimo, ci mettiamo qua, ci ragioniamo e le facciamo. Non possiamo far morire questo Consiglio senza neanche dire una parola. Sarebbe veramente, secondo me, un brutto segnale per la democrazia. C'è un tentativo ovviamente chiaro di demotivare chi è in quest'Aula. Io credo che il modo migliore sia quello invece di aprirci in un confronto franco. Podestà da una parte come giunta, gli assessori da una parte come giunta con le loro proposte e noi come consiglio a rispondere e a fare le nostre proposte, da presentare all'esterno, di presentare a questa città, a questa provincia. Insomma, questo è è la nostra letterina di Babbo Natale per il 2014. Quindi credo, Presidente Dappei, di riferire queste cose per quanto le è possibile al Presidente Podestà e di pensare la data per svolgere questo consiglio, che io ritengo molto importante e molto significativo per la nostra dignità politica.